Ciao Golosoni, oggi vi prendo per la gola con i coniglietti morbidi di Pasqua. Gli ingredienti sono 550 g di farina, 320 ml di acqua, 40 ml di olio d'oliva, 12 g di sale, 12 g di lievito di birra e poi per decorare e fare gli occhietti, gocce di cioccolato e qualche nastro colorato per fare il fiocchetto. Nella ciotola inserisco la farina, aggiungo l'acqua, piano, verso anche l'olio e faccio assorbire. Aggiungo il sale, praticamente tutti gli ingredienti insieme. E alla fine il lievito. Ho ottenuto il panetto, lascio lievitare per un'ora e avvolgo con pellicola. L'impasto è lievitato e lo passo sulla sfianatoia. Schiaccio leggermente e divido l'impasto in 8 parti. Taglio una parte per formare la testa e poi due più piccoline per fare le orecchie. Ecco qua, quindi questa diventa la testa. Queste due parti le orecchie. E con la parte più grande formo un cilindro che poi avvolgo su se stesso per formare il corpo. Per formare il corpo, avvolgo intorno a se stesso, in questo modo. Poi bagno le dita con dell'acqua, prendo la pallina che diventerà la testa. E lo applico le orecchie, lo stesso attacco con un pochino d'acqua. E adesso le inforno a 180 gradi per circa 25 minuti, poi dipende dal tipo di forno. Ho spennellato con un po' di latte, dato che qualcuno è allergico all'uovo, preferisco più il latte che l'uovo. Eccoli appena sfornati, ora procedo per decorarli. Ora procedo per decorarli, quindi creo con il nastro un fiocco che applicherò con questa parte che ho preparato con zucchero a velo e qualche goccia di limone e ho girato con la forchetta in modo tale che le gocce di cioccolato le uso per fare gli occhietti. Il fiocco lo attacco con un goccio di questo e in più metterò una pallina bianca per la codina per fare il coniglietto.